Le notizie del TG Ora. La direzione investigativa antimafia ha arrestato a Palma de Mallorca Andrea Ricci, latitante da 2 anni, uomo di fiducia di Ciro Smiraglia, nipote del boss di Camorra, Michele Zazza. Ricci, sfuggito alla cattura nel 2014, era ricercato nell'ambito dell'inchiesta che aveva portato alla luce un traffico di autovetture di grossa cilindrata dalla Germania all'Italia, con una frode dell'IVA di oltre 8 milioni di euro. La frode era stata messa in atto con il contributo essenziale di 2 funzionari in servizio presso l'Agenzia delle Entrate di Roma. L'IVA evasa aveva permesso la confisca per equivalente di 3 alberghi e un ristorante nella capitale, alcune società e numerose autovetture nuove pronte per la vendita. Gli investigatori della DIA di Roma, in collaborazione con la polizia spagnola e il contributo della Questura di Napoli, hanno rintracciato Ricci in un ristorante di Palma de Mallorca. Nell'isola il latitante aveva organizzato un'attività immobiliare soprattutto nelle ristrutturazioni, nonché nell'intermediazione degli affitti di vacanzieri, coinvolgendo i suoi più stretti familiari che di recente si erano trasferiti in Spagna. Blitz dei carabinieri lungo tutta la fascia costiera di Giugliano in Campania. I militari dell'arma hanno controllato una vasta fetta di territorio in contrasto all'illegalità, in particolare all'immigrazione clandestina e alla prostituzione. In campo sono scesi decine di militari della compagnia di Giugliano, guidato dal capitano Antonio Delise. Avrebbero chiesto una tangente a una ditta che era incaricata di eseguire i lavori di riqualificazione dell'antica chiesa San Rocco di Giugliano, chiusa da anni. I 2 però sono stati bloccati dai carabinieri ed ora si trovano in stato di fermo nel carcere di Poggio Reale. Secondo quanto ricostruito dai militari della locale compagnia, i 2 fermati avrebbero contattato alcuni rappresentanti della ditta, intimando loro di consegnare una somma di denaro. Gli investigatori però sono intervenuti e li hanno bloccati. Le opere di ristrutturazione dell'antica chiesa fanno parte del più vasto programma di riqualificazione del centro antico di Giugliano. Lo scorso 18 settembre si era barricato in casa e aveva aperto una bombola di gas minacciando di farla esplodere, causando lo svenimento del padre per le esalazioni. Oggi i carabinieri hanno eseguito nei confronti del 55enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli Nord per tentato omicidio nei confronti del padre. Il fatto è avvenuto ad Orta di Atella, nel Casertano. Ha solo 17 anni ed ha un precedente di polizia per rapine. Il giovane che nella serata di ieri a Napoli, con la complicità di un amico 18enne, non ha esitato a pugnalare al petto un coetaneo per motivi di viabilità. Gli agenti della sezione volanti dell'ufficio prevenzione generale in Piazza Nazionale sono stati contattati dalla fidanzata della vittima, che è stata portata all'ospedale Loreto Mare per nel più breve tempo possibile. Grazie alla descrizione fisica e degli abiti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare entrambi i giovani, che sono stati riconosciuti dalla fidanzata della vittima e arrestati perché responsabili in concorso tra loro di tentato omicidio. E ancora un atto di vandalismo ieri sera a Napoli verso un pullman dell'ANM. Questa volta il lancio di pietre è avvenuto ai danni della vettura di linea 178 all'altezza di via Vittorio Veneto. Un gruppo di ragazzini, raccontano i testimoni a bordo del bus, si sono avvicinati e hanno iniziato a tirare sassi contro il mezzo davanti agli occhi di tutti quelli che erano in strada. C'è stata paura a bordo, anche perché non sapevamo quanto tempo sarebbe durato e da quante direzioni arrivassero i lanci. Nessun ferito, ma vetri rotti e varie ammaccature in diversi punti sono i danni riportati dal mezzo. E circa 2.000 studenti di tutti gli istituti superiori di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, secondo una stima fornita dagli organizzatori, hanno sfilato in corteo che ha bloccato la città. I giovani, che hanno lanciato fumogeni, hanno protestato contro la riforma scolastica, urlando slogan e invitando il premier Renzi a tornare a scuola per vivere di persona i gravi disagi vissuti dalla platea scolastica del napoletano. Un imponente schieramento di polizia ha preceduto il corteo, ma la manifestazione voleva essere, dicono i promotori, anche un segnale contro il degrado cittadino. Castellammare di Stabia, ex grande città industriale, ha un elevatissimo indice di disoccupazione che supera il 50% della popolazione attiva. Il commercio è in ginocchio, con continue chiusure di negozi, e anche il turismo è KO con il fallimento delle terme, una volta rinomate, e il degrado della passeggiata del lungomare, che costituiva un'attrattiva per l'Interland vesuviano. E con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.